Si è svolta ieri mattina presso il porto turistico di San Marco di Castellabate la presentazione del pescato della dieta mediterranea, iniziativa organizzata dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, alla presenza dei numerosi studenti delle scuole del territorio che hanno preso parte a dei laboratori realizzati dal vivo con i pescatori della zona. Il pescato è stato poi preparato nelle cucine dell'approdo di San Marco di Castellabate da 3 chef cilentani e degustato dai piccoli ospiti presenti. Oggi promuoviamo un aspetto fondamentale, una colonna portante della nostra dieta mediterranea, rappresentata dal pescato della dieta mediterranea. Noi abbiamo un grande valore rappresentato dalle due aree marine protette, dove abbiamo, tra l'altro, mi fa piacere sottolineare, tra i mari più puliti e più premiati d'Italia. E in questi mari abbiamo tanti anche pescatori, i piccoli pescatori, che ovviamente sono le prime sentinelle del nostro mare. Non è vero che i pescatori sono coloro che creano danni, anzi in questo caso possiamo dire, e sono contento che anche questa iniziativa di oggi si fa in stretta collaborazione con il mondo della pesca delle aree marine protette, perché loro sono quelli che si preoccupano di più di tutelare il nostro mare, sono coloro che ci segnalano, i primi che ci segnalano quando ci sono delle problematiche, e sono coloro che valorizzano la dieta mediterranea nell'aspetto fondamentale, che è quello legato appunto alla pesca e alla pesca compatibile. La pesca che si fa all'interno delle aree marine protette è una pesca che deve ovviamente tutelare la biodiversità che c'è. Vogliamo far capire soprattutto ai più giovani che cos'è la dieta mediterranea. Noi parliamo tante volte di dieta mediterranea in modo astratto, no, la dieta mediterranea, ci sono delle colonne portanti importanti che rappresentano la dieta mediterranea e che fanno della dieta mediterranea una straordinaria eccellenza, ma soprattutto che ha un impatto positivo sulla salute. Oggi diciamo che è un po' la giornata conclusiva, la festa del pescato legata un po' alla dieta mediterranea, quindi parleremo proprio di filiere del pescato, dalla barca alla cucina, e insieme a grandi chef, grandi nomi, e insieme ai nostri pescatori di Castellabate. Quello che voglio evidenziare è i ragazzi che si sono subito interessati dell'argomento, veramente ci hanno dato grande soddisfazione, che per noi è importantissimo accostare ai bambini, ai ragazzi, al nostro lavoro, alle nostre esperienze, alle nostre tradizioni di pescatori. Quali sono state le domande più frequenti mentre avete fatto il laboratorio con il pesce, con le reti da pesca? Le domande più frequenti era come riconoscere, la domanda più banale, come riconoscere il pesce fresco. Ma io posso dire soltanto una cosa: il pesce fresco ti parla. Non ci sono alternative, non ci sono trucchi, il pesce fresco ti parla, veramente si presenta da solo. Per le altre domande, le tipologie di pesche che vengono svolte nel nostro mare, nell'interno della marea marina protetta, del colore, delle forme di alcune specie che noi abbiamo portato in visione, ho notato un interesse veramente ottimo da parte loro. Che cosa hai mangiato di buono fino adesso? Allora, ho mangiato il pane con l'olio, poi le olive ammaccate del Cilento, sì, e la mozzarella nella mortella, sì. E poi devo dire che il piatto, come potete ben vedere, è bello pulito, quindi i nostri bimbi hanno gradito queste specialità. Ma quando avete effettuato il laboratorio invece con i pescatori, che cos'è che più ti ha incuriosito? Allora, non è che mi ha incuriosito, però visto che io non ho mai visto la triglia, quella dal vivo, di Licosa, ho detto fammici interessare, in modo che io in estate potrei andare a pescare con tuo papà, sì, perché lei è di Licosa, questo lo dobbiamo svelare. Sì, allora potrei vederla dal vivo, anche se l'ho vista prima, ma vabbè. La potresti riconoscere a questo punto. Sì. Bene, grazie Marianna. Adesso chiediamo invece a Martina, che è un'altra delle studenti presenti questa mattina, com'è stata l'esperienza? Ti è piaciuta? Bella, sì, mi è piaciuta molto. La cosa che sono rimasta molto colpita quando hanno parlato dei nodi, e fuori che ci hanno fatto vedere il pescato, ma anche quando hanno cucinato, è stato interessante. Qual è il consiglio che diamo ai tuoi coetanei, vista l'importanza del pesce e anche del cibo genuino che avete assaggiato questa mattina?
Il consiglio è di seguire questa dieta e di preservare il mare. Sì, sì, specialmente, sì. Quindi no alla plastica. No, no, no. Altrimenti non riusciamo a mangiare un pesce così buono, è vero? Non posso, no. Dobbiamo essere più conservatori del nostro territorio, esatto. E quindi preservarlo dalle microplastiche, non buttare la plastica in mare. Perché può fare male ai pesci e anche a noi, quando mangiamo il pesce ci può far male anche a noi, quindi dobbiamo avere rispetto anche per il nostro ambiente e anche alle altre persone e agli animali.